A Cancellara oggi seconda e ultima giornata del quinto Salsiccia Festival, che quest'anno ha portato in dote un'importante novità. Manca infatti solo l'ultimo tassello e la salsiccia a catena è sul punto di guadagnarsi la DECO, vale a dire la denominazione comunale, una certificazione di qualità che punta alla valorizzazione di un prodotto tipico e alla sua identificazione con il territorio e la comunità. In quest'ultimo anno infatti il comune di Cancellara si è attivato per completare il percorso della DECO. Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento e ora la palla passa alla Giunta e alla Commissione di Esperti, che con il supporto dell'ALSE e del GAL Basento Camastra dovranno varare l'apposito disciplinare di produzione. Nel ricco menù del Salsiccia Festival 2013, ampio spazio oltre ai convegni e alle degustazioni è dedicato agli spettacoli. E il bilancio dopo 5 edizioni può dirsi più che positivo. La partecipazione c'è, i riscontri che io ho ottenuto parlando con le persone che vengono, diciamo, le persone hanno colto qual è il segnale di questo evento, un segnale che promuove le bellezze storiche e architettoniche, promuove la gastronomia e promuove la cultura. La gente piace mangiare bene, mangiare prodotti di nicchia, gli piace anche vivere i momenti culturali e visitare anche il nostro borgo medievale. Le novità di quest'anno? Quest'anno la novità più importante, abbiamo stretto una relazione col comune di Bucine, un comune in provincia di Arezzo, che è una rete che promuove la città diffusa, c'è uno o più comuni che promuovono, che rappresentano ogni regione e rappresentano l'Italia dei piccoli comuni, della filiera corta, dei prodotti di nicchia e di qualità. Abbiamo qui a Cancellara uno stand con una delegazione numerosa e c'è anche il sindaco di Bucine, Sauro Testi. Quest'anno abbiamo anche la quinta edizione coinvolto le Poste Italiane e c'è questa sera l'andullo filatelico, che è un altro elemento di qualità che premia il lavoro svolto in questi anni. In ultimo, quest'anno stiamo completando il procedimento sulla DECO. Il Consiglio Comunale ha già approvato il regolamento, a breve la Giunta approverà il disciplinare e il logo, dopodiché partiremo con le iscrizioni con le aziende e così che dalla prossima annata il nostro prodotto si fregerà anche di questo marchio, di questa nuova identità. Stasera intanto in piazza ancora degustazioni e chiusura con il concerto della Swing 39 Michele Biancofiore Ensemble, formazione musicale pugliese che ripropone le atmosfere vintage della New Orleans anni 30.